Buongiorno e bentornati a economiaitalia.com, il sito di economia nella parte del consumatore. Prima di passare all'argomento di oggi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale o di mettere un like o di lasciare un commento in modo da aiutarci a crescere. Parleremo delle migliori azioni di settembre. Secondo quanto abbiamo letto da diversi siti di informazione, naturalmente dato anche il fatto che seguiamo i mercati giornalmente, possiamo dire con relativa sicurezza che anche settembre sarà un mese piuttosto volatile, scusate, per le azioni sia italiane che quelle più importanti di Wall Street, in particolare perché si è visto che con la pubblicazione del rapporto sugli utili trimestrali di Nvidia, che sono risultati veramente molto alti, anche più delle aspettative, il mercato in realtà non li ha premiati, anzi, Nvidia è andata sotto di qualche punto. E adesso vi diciamo esattamente quanti. Perché? Perché comunque sia l'intelligenza artificiale era andata sotto di qualche punto, si è ripresa e insomma chiuso venerdì a più 1,51. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, cioè tutto il settore economico che aveva trascinato il mercato da un anno fino a poco tempo fa, fino a un paio di mesi fa, si è ridimensionato perché naturalmente le azioni si erano gonfiate, avevano gonfiato il loro valore. Che succede? Che praticamente non solo il settore dell'intelligenza artificiale, che comprende anche le cosiddette sette magnifiche, cioè le azioni tecnologiche più grandi, più importanti che ci siano, quindi oltre a Nvidia parliamo di Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Google, Amazon, e anche queste sono cresciute tantissimo e sicuramente a sproposito, perché addirittura qualcuno era arrivata a 38 volte il prezzo che gli davano alcuni analisti. Quindi non solo queste sette, ma tutto il mercato americano, statunitense e quasi tutti i mercati occidentali hanno seguito questo trend. Vuoi perché molti sono comunque sia in collegamento con queste aziende, vuoi perché ad esempio molte banche investono in queste aziende. Vuoi perché comunque sia il sentiment, cioè il sentimento, scusate, degli operatori finanziari è molto molto più importante di quello che molti pensano, cioè è un sentimento positivo. Nel momento in cui vedo che tutti investono e tutti guadagnano, io che faccio? Se ho qualche soldo, li fermo, mi metto a investire cercando di guadagnare anch'io. E questo è il sentimento. Naturalmente funziona anche il contrario. Cioè, se vendono tutti, io sarò portato a vendere. E questa è una psicologia semplicissima, ma che funziona nel settore finanziario. Quindi cosa dire? Di sicuro ci saranno le azioni, quelle che sono che riguardano il settore delle armi, della difesa, che continueranno a crescere bene o male, anche se magari meno di prima. Si è vista anche recentemente, il mese scorso, quando le altre azioni avevano qualche difficoltà, le azioni di difesa hanno retto molto bene. Questo perché anche se la guerra sia in Israele sia in Ucraina queste guerre dovessero smettere domattina, ok? Il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina ha
ha portato tutte le nazioni occidentali a rendersi conto che avevano iniziato a diminuire troppo la spesa sulla difesa e hanno iniziato a capire che erano molto indietro rispetto a tante altre nazioni che stanno spendendo sempre di più, tipo la Cina, tipo la Russia, tipo l'Iran, che sono nazioni anche, insomma, un po' così che possiamo dire quantomeno dittatoriali, e quindi non si sa bene perché la Russia si è visto che fino a pochi tempo fa era una specie di alleato, molti pensavano che fosse un alleato dell'Europa, invece si è visto che pensa solo agli affari suoi e ad espandersi. Quindi le nazioni occidentali che erano rimaste indietro, attenzione, non a livello tecnologico, perché ad esempio, portiamo l'esempio dell'Italia, investe molto in ricerca e sviluppo a livello militare. Leonardo investe molto a dei satelliti, a dei radar di ultimissima generazione che praticamente non ce l'ha nessuno, sistemi di difesa, sistemi che riescono a far parlare tra di loro i vari soggetti in un campo militare, e a sistemi di cyber security nel massimo livello. Infatti, peraltro, la RAF, l'Agenzia di Militare Aeronautica inglese, ha preso proprio il sistema di Leonardo per la sicurezza dei propri impianti. Quindi il problema non era tanto quanto a livello di tecnologia, ma quanto a livello di quantità. Ad esempio, l'Italia era sotto di quantità di carri armati, perché sì, ce ne avevamo 200, ma metà non funzionava. L'altra metà sono carri armati costruiti negli anni 80 e non c'hanno tutte quelle ricercatezze tecnologiche che c'hanno oggi, quindi funzionano molto meno, molto, molto peggio di un normale carro armato che esce fuori dalla linea di montaggio della Cina o della Russia. E quindi ci siamo dovuti adeguare noi italiani, ma per non parlare della Germania, che addirittura spendevo recentemente meno soldi che l'Italia in difesa, e che hanno licenziato un sacco di militari, e che non, anche il numero di militari, nonostante sia un paese con 80 milioni di abitanti, non 60, avevano un numero di militari inferiore al nostro. Ecco che la Germania ha messo subito 100 miliardi di euro a disposizione per le prime spese, per rimpinguare anche le scorte delle armi, perché proiettili sia per fucile che per cannone costano tanto. Quelli per cannone, i nuovi proiettili costano tantissimo, i missili costano un'enormità. Ad esempio, un missile antimissile può arrivare a costare 100.000 fino a 1 milione di euro. E quindi capite che anche se, come dicevo, la guerra finirà oggi o domani, ormai i vertici militari sono propensi a chiudere quel gap che c'è tra loro e le altre potenze, cioè di non rimanere indietro, in modo che se tante volte, speriamo di no, dovesse scoppiare una guerra, riusciamo a difenderci in maniera efficace e anche magari a sopraffare il nemico. Perché purtroppo uno Stato si fonda in gran parte sulla sua sicurezza e sui suoi mezzi militari. Nonostante siamo nel 2024, nonostante tutti vogliano la pace, c'è sempre il cattivo di turno che alla pace non gli piace. E per questo, un lungo ragionamento, le aziende che si occupano di difesa dovrebbe continuare a fare ottimi affari, perlomeno da qui. Siamo nel 2024, tutti dicono che fino al 2030 non ci saranno problemi, anche perché hanno firmato contratti su contratti, centinaia, migliaia di carri armati, centinaia, migliaia di aerei, di
navi, missili, eccetera, 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 eccetera. Quindi questo tipo di azioni andrà sicuramente con un hold, cioè tenere, se uno già ce l'ha, sarebbe bello tenere. Le altre purtroppo dipenderà molto anche dalle decisioni della BCE e della Fed, che in teoria dovrebbero abbassare il costo del denaro adesso a settembre. Già l'avevano annunciato. I nuovi dati hanno detto che l'inflazione si è abbassata, quindi quasi certamente, quasi al 100%, dovranno abbassare questo costo del denaro, il che porterà a più investimenti e porterà naturalmente le persone a chiedere più mutui, le banche a guadagnare qualcosina in più o forse anche in meno, perché dipende insomma dal numero di mutui richiesti, di meno, perché comunque sia, avendo meno costo del denaro più basso, compreranno, guadagneranno di meno. Stessa cosa per le obbligazioni. Le obbligazioni dovrebbero dare meno interessi. Abbassandosi il costo del denaro, si dovrebbero abbassare anche gli interessi delle obbligazioni. Adesso vedremo, quindi bisogna stare attenti, seguire l'andamento del mercato, seguire le varie notizie, e soprattutto che non ci siano altre notizie negative come nuove guerre o nuove pandemie o nuove crisi internazionali. Per il momento vi lasciamo, finiamo questa chiacchierata. Se vi è piaciuto lasciate un like o un commento.